quanti fps registrare un video. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Eugenio e oggi vi spiegherò a quanti fps bisogna registrare un video. Ho visto nei commenti degli scorsi tutorial e anche nei vostri messaggi in direct su Instagram e per mail che non è ben chiaro l'argomento fps, o meglio mi scrivete: ho capito la questione fps ma ancora non sono in grado di capire quando utilizzare un numero di fps rispetto ad un altro. Ecco, in questo video cercherò di comprimere un sacco di informazioni riguardanti questo argomento e poi cercherò di darvi due dritte anche su come editare una sequenza con all'interno diverse clip con differenti numeri di fps. Partiamo dalle basi. Che cosa sono gli fps? Gli fps, fotogrammi per secondo, sono la quantità di immagini di cui necessitiamo per creare un secondo di video che la nostra testa e i nostri occhi riescono effettivamente a percepire come video. In ogni secondo di video praticamente abbiamo la sequenza di un numero di immagini che può variare, quindi 60 fps, 30 fps, 120 fps. Scopriamo come utilizzarli. Innanzitutto dovete sapere che l'occhio umano, il cervello umano, riesce a percepire singolarmente un'immagine fino a che ci troviamo in un range fra i 10 e i 12 fotogrammi per secondo. Quindi in quel caso lì riusciremo a distinguere singolarmente ogni immagine. Quando vengono utilizzati più di 10-12 fotogrammi per secondo, la nostra testa vedrà quello che poi ci risulta essere un video, più o meno fluido. Ecco allora perché nel cinema muto venivano utilizzati fra i 10 e i 18 fotogrammi per secondo, creando quell'effetto un po' a scatti, un po' buffo, come nelle comiche di Stanlio e Olio. Ci sono poi anche altri motivi tecnici per cui veniva fatta questa scelta, ve lo spiegherò più avanti. Secondo punto, molto importante non confondere il numero di fps, cioè di fotogrammi per secondo, con la velocità di otturazione. La velocità di otturazione è la quantità di tempo in cui esponiamo un tot di immagini in quel secondo. Mi spiego meglio. Se io registro a 60 fotogrammi per secondo, ok, ma imposto un trentesimo di velocità di otturazione, vuol dire che io in quel secondo esporrò solo 30 volte, di conseguenza non esporrò tutti i 60 frame che ottengo in un secondo. Quindi bisogna adattare la velocità di otturazione ai frame. Come facciamo? Con la semplice regola dei 180 gradi, ovvero prendiamo il numero di frame per secondo che stiamo utilizzando, andiamo a moltiplicarlo per 2 e otterremo il numero che dovremo impostare come velocità di otturazione. Ve lo faccio vedere così è più semplice. Se io ho 60 fotogrammi per secondo, andrò a impostare la velocità di otturazione a un 120esimo. Poi ho un piccolo margine su cui posso andare a lavorare, in più o in meno. Posso diminuire la velocità di otturazione per far entrare più luce e otterrò un pochino più di luminosità. O posso aumentare la velocità di otturazione ma otterrò un'immagine più buia. Non si può comunque sgarrare più di tanto, perché sennò poi il risultato finale fa schifo. Quindi, a quanto registro? A quanto devo registrare per avere un buon risultato? Ora vediamo insieme tutti i casi. Punto 1. A meno di 24 fotogrammi per secondo. E voi direte, cosa facciamo, un cinema muto? No, con meno di 24 fotogrammi per secondo noi possiamo andare a girare dei timelapse o degli hyperlapse, che sono quelle tecniche utilizzate per dare l'idea di uno scorrere del tempo in modo molto rapido. Poi abbiamo 24 fotogrammi per secondo che, convenzionalmente o non convenzionalmente, sono diventati lo standard del cinema. Ci sono diverse scuole di pensiero riguardo questo, una delle quali è: 24 fotogrammi per secondo è la cifra di fotogrammi a cui si riesce già a ottenere una buona fluidità e si restituisce una certa atmosfera, un certo movimento affascinante, che però secondo molti è irrealistico perché non è uguale a come vediamo noi nella realtà. E quindi è ottimo per raccontare storie attraverso il cinema, perché il cinema è finzione, è una riproduzione. Io però mi sento di abbracciare di più l'altra scuola di pensiero, quella che dice che 24 fotogrammi per secondo sono stati utilizzati per il cinema semplicemente perché costavano meno. Con le vecchie pellicole, che erano molto care, registrare 24 fotogrammi per secondo invece che a 30 o 60 risultava molto più economico per registi e produttori, per cui è stato optato questa cosa qui, perché era la cifra più bassa in cui io potevo ottenere un buon risultato di fluidità e spendere poco. Fondamentalmente è sempre una questione di dinero. Tornando, se fino adesso avete già imparato qualcosa di nuovo che non sapevate, allora vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che pubblico il video, così vi tormento per bene.
E poi se volete lasciate un mi piace o un commento per farmi sapere cosa ne pensate e se avete dubbi o perplessità a riguardo. Continuiamo. Sul fatto che 24 fotogrammi per secondo non restituiscono una visione veritiera, questo viene detto perché se io ho un soggetto che mi passa velocemente davanti alla camera, io avrò un effetto di ghosting, di mosso di movimento. Questo perché la mia macchina fotografica non riesce a percepire tutti i movimenti nell'arco di un secondo e mi dà questa sensazione di sfocato. Cosa che non avrei registrando con un frame rate più alto. Dopo abbiamo i 25 fotogrammi per secondo, che sono quelli che sto utilizzando io in questo momento, e lo standard PAL, utilizzato in un sacco di paesi, fra cui l'Europa, molti paesi del Sud America e l'Africa. 25 fotogrammi per secondo non cambia poi molto da 24. Poi ci sono i 30 fotogrammi per secondo, che sono lo standard invece NTSC, che è il sistema di codificazione utilizzato negli Stati Uniti e in tante altre parti del mondo, sempre di frame rate base si parla, ed è utilizzato molto in un sacco di video, esattamente come il 25, per trasmissioni televisive, internet e quant'altro. Quindi quale utilizzo come standard per registrare i miei video? NTSC o PAL? Quello che volete, se dovete destinare il video solamente a una piattaforma online, a una piattaforma come YouTube o un social. A me piace usare 25 o 24 fotogrammi per secondo perché mi piace molto la componente cinema. Ci sono volte in cui utilizzo 30 fotogrammi per secondo. Gli standard PAL e NTSC potrebbero essere un problema nel momento in cui siamo in un continente, utilizziamo lo standard di un altro continente, e questo significa che avremo dei problemi con le luci, perché le luci si accendono e si spengono nell'arco di pochissimo tempo che noi non riusciamo a percepire con l'occhio umano, ma la nostra macchina fotografica sì, e per questo vedremo un sacco di righe orizzontali se non registriamo con lo standard giusto. Mi sarà capitato, magari filmando lo schermo di un TV o di un cellulare, di avere questo problema con le impostazioni sbagliate. Se per esempio usiamo 30 fotogrammi per secondo, saremo più agevolati se noi andremo a inserire poi una clip all'interno del progetto da 24 fotogrammi per secondo, perché avremo lo spazio per creare dei fotogrammi extra e quindi creare un effetto di slow motion molto blando, lieve, morbido per intenderci, che poi in realtà non è vero slow motion. Poi abbiamo i 48 fotogrammi per secondo. I 48 fotogrammi per secondo è un numero strano, che nient'altro è che il doppio di 24, ed è stato utilizzato per girare, per esempio, le tre pellicole dello Hobbit. La sigla, infatti, è HFR, quindi Hobbit Frame Rate. Non è vero, è High Frame Rate, e viene utilizzato per quale motivo? Per non avere quell'effetto mosso di sfocato e catturare la totalità dei movimenti con la massima risoluzione e la massima fluidità, senza perdersi nulla, insomma. E lo sfocato di movimento è pressoché nullo. Dopo abbiamo i 50 e 60 fotogrammi per secondo. 50 è il doppio dello standard PAL e 60 è il doppio dello standard NTSC. Quando utilizzarli? Quando devo realizzare uno slow motion senza perdere la qualità del video e senza avere artefatti nel video, perché io so che andrò a rallentare quella clip del 50%, conserverò la fluidità e la qualità del video senza andare a rovinarlo e otterrò un buono slow motion. Questo perché? Perché chiaramente io posso girare degli slow motion a 120, 180 per esempio con la mia GH5 fotogrammi per secondo, ma ci sono dei limiti. Per esempio, non si registrano gli audio di solito con gli slow motion, e soprattutto si deve andare a registrare con una risoluzione minore, quindi una peggiore qualità d'immagine. Non posso con le camere in commercio, a meno che non siano quelle costosissime, andare a registrare in slow motion a 4K per la maggior parte delle volte, ma dovrò scendere al compromesso di registrare a 720 con alcune Sony o a 1080p, che è Full HD ma non è 4K. E quindi, quando possibile, vi consiglio di utilizzare 50-60 fotogrammi per secondo per registrare gli slow motion, e poi rallentate in post produzione. Canon, prima di spiegarvi brevemente come editare la stessa sequenza con all'interno due clip differente numero di frame rate, andiamo a vedere un attimo la differenza fra interlacciato e progressivo. Molte volte avrete letto sulla PlayStation, sul televisore, sulla macchina fotografica 60p, 60i, 30p. Allora, in cosa consistono queste lettere? I sta per interlacciato, P sta per progressivo. E col progressivo avremo semplicemente la composizione dei pixel dell'immagine
totale per ogni immagine. Interlacciato invece avremo un frame che ha metà dei pixel, l'altro frame che ha l'altra metà dei pixel. Questo viene utilizzato per far pesare meno il video, per renderlo meno pesante, e veniva utilizzato anche in TV per rendere meno pesante la trasmissione dei dati, ma può dare questo effetto qui a righe. Ok, tanto il nostro occhio umano poi vede più o meno tutto unito, ma può dare questo effetto. Come editiamo questi benedetti fotogrammi per secondo? Quello che dovete fare è rispettare semplicemente le proporzioni. Se andate a registrare le clip base a 30 fotogrammi per secondo, allora gli slow motion li andrete a registrare con un multiplo dei 30 fotogrammi per secondo, in questo caso 60. Questo perché sono proporzionali, e quindi so che se vado a ridurre la velocità della clip da 60 fotogrammi per secondo del 50%, io avrò la stessa fluidità di quella da 30 fps. Poi io vi consiglio di impostare il progetto del file con il numero di fotogrammi che è quello della clip più alta che avete nella timeline o che dovete importare. Così tutto girerà a 30, voi andrete a rallentare quella da 60 fotogrammi per secondo e non avrete problemi. Fondamentalmente non mischiate clip che non siano proporzionali. Il video è finito qua, se vi è stato utile vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Se avete dubbi o perplessità scrivetemi nei commenti o su Instagram a questo indirizzo qui, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!